Benvenuti sul podcast di Ciclo Ergo Sum. Have mercy. Ma buongiorno, io sono Francesco, Ciclo Ergo Sum, il cicloviaggiatore bikepacker host di questo che stai ascoltando, il mio podcast. Siamo quasi al termine di questa seconda stagione del podcast in cui sto conducendo delle simpatiche chiacchierate con un po' di ospiti e amici, quelli che hanno voglia di condividere la propria storia, insomma. Come sempre, inizio l'appuntamento con un gigantesco grazie. A te che stai ascoltando le chiacchierate del sottoscritto, ma anche a chi da subito ha reso tutto questo possibile, credendo in questo progetto. Sto parlando di GV Bike, che annovero tra gli storici sostenitori dei progetti dei viaggi di Ciclo Ergo Sum, che supportano questa e tante altre idee del sottoscritto, e di cui ti invito a conoscere i prodotti sul sito gvbike.com. Borse da bikepacking, cicloturismo, ma anche urban. Un sacco di prodotti interessanti che accompagnano me e possono accompagnare anche te nelle tue avventure in bici. Ma veniamo all'ospite di questa puntata. L'amico, viaggiatore, bikepacker, divulgatore di cultura biciclistica, ma anche creatore di interessantissimi progetti, Giro Vaganzo. Ha ideato un configuratore per il tuo setup in bici. Stampa in 3D un supporto porta lattina da 33 centilitri per i bikepacker che amano la birra. Si presenta a Milano per l'intervista sulla sua nuova bici in bambù fatta da lui. Parliamo per delle mezz'ore di viaggi fatti, prossime idee, assetti, trucchi e piccoli accorgimenti per i viaggi in bici, attrezzature, destinazioni, idee e molto altro. Un atleta, uno che non conosce il sonno e quel poco che fa lo fa con i pisolini, un pedalatore seriale e un super entusiasta della vita e della bici. Giovanni Ganzerli, a.k.a. Giro Vaganzo. Buon ascolto. Ma buongiorno e bentornati al podcast di Ciclo Ergo Sum. Devo ammettere una mia mancanza, non so se siamo all'ottava, la nona, la decima puntata o la 537esima. Poco importa, perché l'ospite è di rilievo. L'ospite di rilievo con cui berremo dell'acqua è veramente presente qui davanti a me, una bottiglia di acqua, e mi sento un po' in colpa. Abbiamo tentato di addormentarlo, di placarlo un po', perché è il più iperattivo ospite del podcast. Si è presentato a Milano per registrare questa puntata, e non solo, per fare delle altre marachelle, con una bicicletta nuova di cui ci parlerà con grande piacere. È bellissimo accogliere l'uomo che non conosce ore di sonno e dall'iperattivismo compulsivo, Giro Vaganzo, a.k.a. Giovanni Ganzerli. Yes, corretto. E io ti ho sempre chiamato Giovanni Ganzerli, perché beh, mi piaceva sbagliare. Intanto sei uno dei pochissimi che sanno il mio cognome, quindi questo è già tanto, dai. Perché tu in realtà... O il mio nome. Ti mantieni, esatto. Io mi mantengo nascosto dietro al mio alias, esatto. Io mentre verso questa... Allora, intanto vorrei correggerti, perché in mia presenza i buongiorno sono tre, come tu ben sai. Bravo. Sono buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ok, tra l'altro ci sono anche degli adesivi molto... Esatto. Piacevoli. E poi avrei tempo di farti perdonare per quest'acqua che mi stai versando. Vabbè. Però effettivamente andremo a bere della birra. Per la birra c'è sempre il tempo. Esatto, anche perché oggi non dobbiamo dichiarare che data è, ma poi se uno è abbastanza archeologo delle date lo scoprirà. Oggi è la giornata dedicata ai trail da Upcycle a Milano, e lui è venuto qua perché è assiduo frequentatore di trail e di viaggi, ne fa più di quante ore lui vada a lavorare. E lui lavora 36 ore al giorno, quindi si è inventato la formula per avere tempo infinito. Oppure lavoro meno di quanto... Oppure lavoro meno, ma appena riesce a staccare dal lavoro, io lo vedo sempre che parte. E questa cosa qua è inspiegabile, molto, molta sana invidia, veramente. Perché io non riuscirei a gestire questa stanchezza e anche questa prestazione, perché comunque non è che poi vai male, poi vai tanto. Cioè tu... Vado, insomma, poi dopo quello è un'opinione degli altri. Vai tanto. Vabbè, però iniziamo dall'uovo e dalla gallina, entrambe. Facciamo un fritto misto di uovo e gallina. Chi sei e perché? Cioè, chi sei tu come persona e questo Giro Vaganzo, quando è nato, chi è nato prima? È nato Giovanni o è nato Giro Vaganzo? L'uovo e la gallina, esatto. Giustamente. Allora, beh no, giustamente in realtà sono nato prima io. Cioè, nel senso, questo... Si è messo agli atti. E sulla carta d'identità non c'è scritto Giro Vaganzo, ahimè. Porca, mi piacerebbe, sarebbe bello, sarebbe sì, bello. Sì, sì. E allora, in realtà è nato un po' per caso, per un viaggio che ho fatto con gli scout. E visto che sono stato per tanto tempo un assiduo frequentatore di questo mondo, che un po' mi ha fatto anche conoscere, no, la parte
outdoor, trekking, la vita all'aria aperta, nella natura, ok. Esatto, che poi dopo forse è esplosa un po' troppo. E l'hai portato all'estremo. Esatto. Esatto. E quindi abbiamo organizzato una route, quella che chiamiamo route, le uscite estive, diciamo così, in bicicletta. Mm-hmm. Quindi abbiamo fatto da Passau a Vienna, sulla ciclabile del Danubio, in bicicletta. Mai visto una bici prima di quel momento, cioè se non per andare in città per l'uso normale della bicicletta. E dopodiché, da quell'uscita, in realtà non è che da quell'uscita poi mi è venuto in mente: ah beh, che bello, adesso cominciamo. Intanto hai fatto quella. Ho fatto quella, mi è piaciuto. Poi con un altro mio amico abbiamo organizzato per l'anno dopo, che compiva i 18 anni, un po' un altro viaggio in bici, per il quale che abbiamo anche dedicato a una persona che purtroppo non c'è più. E da quel momento sì, mi è scattato un po' il... un po' il, come si dice, il, la scimmia, la scimmia, esatto. Scimmia. Sì. Ho visto un po' cosa si poteva fare con la bici, quanto lontano si poteva andare, anche spendendo poco, vedendo tutto, e, insomma, ho scoperto il ritmo giusto per il mondo, esatto. E quindi dopo da lì ho un po' effettivamente cominciato anche a fare le uscite nel weekend e a costruirmi una bici. Che, piccolo aneddoto, in realtà non sapevo bene come funzionava una bici, quindi io quando l'ho verniciata da montata. Ok. Quindi ovviamente... È quello che farei io, perché anch'io esatto, sono totalmente ho verniciato ignorante. Tutto, compreso anche i pattini del freno. Madonna! Esatto, e infatti quello l'ho scoperto nella prima discesa che feci. Prendemmo questa bicicletta, andiamo a fare un giro con un mio amico, tutto bene, il problema è che... Poi colline, quindi i pattini dei freni si usano, cioè non è piattone. Sì, esatto. Okay. Prima discesa, che non era una discesa normale, era tipo una discesa a... giù che scendeva giù a cannone. Okay. Premo i freni come toccano la pista verniciata finiscono, e quindi niente, io non ho più freni, pianto i piedi per terra, non basta, e vado dritto dentro un cespuglio di rovi. Quindi sì, è stato dopo da lì ho imparato che forse i pattini dei freni non vanno verniciati. E sei arrivato da quella prima bicicletta pitturata completamente, nell'inesperienza totale, sei presentato stamattina con una bicicletta in bambù. Lo possiamo spoilerare, perché sì, tanto sì, questa puntata sta uscendo, tu l'avevi dichiarato questa mattina, no spoiler, esatto. E quindi ho detto aspetta, magari non si può dire, ma c'è un po' di latenza tra quando registriamo e quando esce la puntata, e quindi bicicletta in bambù con giunture in carbonio. Esatto. Tutta homemade. Manubrio, esatto. Montato Cinelli. E sella, com'era sella? La sella che ci ho montato, una sella adesso normale. Ok, non è scatto fisso, ma è single speed. Sì, non sono così pro da girare in scatto fisso. E tu ti sei calcolato il telaio per le tue misure, cioè ti sei preso. Esatto, sì, più o meno. Poi non so se ci sono riuscito o meno, questo lo potrei... La devi provare. Lo dirà solo chi lo ha studiato, perché io non è che abbia studiato materie... E lo dirà soprattutto il tuo ginocchio e la tua schiena. Esatto, a lungo andare quello lo dirà se è giusto o meno. Con dei copertoncini che, vabbè, volevi mettere forse un po' di più... Lì purtroppo c'è stato spazio. Un piccolo problema di costruzione, proprio perché in realtà l'ho fatto senza sapere fare, quindi... E non avevo calcolato bene lo spazio che avrebbe occupato la giuntura in carbonio, e quindi adesso ci sta non più di un 23, quindi ideale per girare qui a Milano. A Milano, però no pavé, no esatto. Tram e no inneggiare la libertà tipo esatto. Corona, che poi si mette dentro esatto. Il binario del tram e cade malamente. Però comunque complimenti, mi verrebbe da dire un po' eufemisticamente, perché direi cose molto più, cioè è stima proprio cazzo, cioè qua mettiamo l'asterisco, questo episodio è explicit. Cioè, beh, tu diciamo hai preso che... una forma della bici, te la sei fatta in bambù, sì. Il tempo che è, perché è iniziato il progetto nel 2021, è finito. Sì, tanto tempo fa, poi in realtà tanto tempo fa, perché in mezzo ero con un mio amico, lui si è spostato a Mantova, io mi sono spostato a Milano, quindi anche... Il tempo non era quello che avevamo all'inizio, quindi però comunque ti sei montato una bici, quindi è una bella soddisfazione, è diciamo l'unione delle due mie più grandi passioni, che sono da una parte la bicicletta e dall'altra il fai da te, un po' il costruire oltre le cose, la terza che non si può dire in un po' che non è dormire.
scusate, stavo bevendo. No, non è dormire, perché tu solitamente con i tuoi non microsonni ma pisolini, esatto, dormi qualche ora tra una ride e l'altra, o tra, esatto, una, sì, parte di viaggio e l'altra. E com'è nata sta cosa del farsi la bici? Cioè, a parte la passione iniziale? Ma in realtà con questo mio amico ci siamo un po', a un certo punto lui aveva un telaio che doveva ripristinare perché aveva preso una botta molto grossa al tubo obliquo. Ci eravamo in quel momento un po' invasati già di per sé con il bambù, okay, avevamo già visto diverse... Che si faceva già. Sì, 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 diverse... Che era molto... In realtà era più conosciuto di quanto pensavamo, okay, a livello proprio di autocostruzione, no? Perché in realtà è una pianta che si trova ovunque, cioè è facile reperirla. E mi spiegavi che regge un sacco, cioè non è... Sì, è detto acciaio vegetale, proprio perché ha le stesse, pazzesco, caratteristiche dell'acciaio. La pianta, il bambù, come la cresci, come la pianti, cresce in sei mesi, ha raggiunto, sì, 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 esatto, sì. E si può fare tranquillamente in casa, anzi molti addirittura al posto del carbonio usano la canapa per essere ancora più autentici, naturali, senza, esatto, il problema prodotti. È che la canapa da lavorare è più paciuccosa, perché, okay, è proprio un filo grosso, cioè, anche il giunto alla fine diventa molto più imponente, ah, a livello, certo, estetico rispetto al carbone 23, sì, dopo, sì, esatto, quindi sicuramente è più bello dal punto di vista telaio tutto naturale, certo, però... sì, sì, vabbè, però comunque la praticità è quella, la praticità. Scusa, tu hai detto che si può crescere in casa, vuol dire che quelle canne di bambù le no, no, adesso, ah, madonna, se no dicevo ciao, cioè, ciao, ti commissiono la coltivazione della bicicletta, no, no, ma poi... no, anche perché il bambù comunque è di un processo, tipo particolare, okay, cioè non è che lo fai col bambù che trovi al parco, ok, ok, deve essere, non so precisamente che bambù sia perché l'ha preso un mio amico sinceramente, e... però non è quello che trovi al parco o nel cannetto dove, okay, la sera, sì, poi dicevi che ci sono cose, anche trattamenti da fare, sì, dopo ci sono, abbiamo preso il bambù, quello lo puoi fare anche tu il trattamento, ci dai, lo devi scartavetrare, lo pulisci tutto, poi dai un po' con una fiamma, okay, anche per dargli l'effetto brunito del... Ah, perché ovviamente lui è verde, cioè lo devi un po' spellare, è molto giallo, se gli dai giallo, con della fiamma diventa un po' più colore brunito, okay, brustolito, poi ovviamente più ci sta, e non ci devi star troppo, sennò poi lo bruci, però è un trattamento che puoi fare anche a livello estetico, dopo alla fine ci puoi dare un po' di impregnante per renderlo impermeabile, sì, perché sennò poi si prende sempre legno tra virgolette, comunque, certo, è soggetto alle stesse cose. E adesso hai intenzione di testarlo da qualche parte, fare un po' di... Sei venuto a Milano? Beh, sicuramente prendo, sì, più bici, però... Esatto, poi domani andrò a un evento a Bologna dove userò quello. Ok, e... ciao Carabiga, sì, ti salutiamo. In realtà no, beh, l'ho fatta per utilizzarla, cioè l'ho fatta in realtà perché volevo provare a farla, perché dopo dal restauro della bici del mio amico mi è venuto in mente, va, proviamo, facciamo a farne una intera, a vedere cosa succede. E basta, in realtà l'ho fatto come bici di gioco, ecco. Ma il divertimento era farlo. Se qualcuno ti chiedesse fammi una bici, cioè ci pensi? Non lo so, per il tempo che ci si mette, non so sinceramente se ne farebbe. Cioè poi acquisisce un valore pazzesco, quindi lo fai per te, dici sì, l'ho investito per, sì, me. No, tempo. Il fatto è che comunque facendolo per te, ok. Ti fidi anche di te stesso e dici, vabbè, sì, se c'è su un pasticcio, si rompe un punto, se lo dovessi vendere un'altra persona, sì. Poi è diverso, cioè se cado mi lo faccio male io, cioè, certo, se rompe il telaio sono tu io. E boh, ciao. Ma poi anche veramente comunque è lungo e cioè non è... Ci vuole tanto, sì, sì, sì. Sì, 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 cioè ci vuole tanta voglia. Però non fai solo biciclette, perché attaccata... No, è l'ultima cosa che faccio in realtà. Io sono partito dalla fine, in realtà, okay, volevamo tenere un ordine cronologico, i primi viaggi, poi i trail, ma andiamo molto a caso. Già rotto tutto. Lo saprete già questa cosa qua, però no, mi piace molto questa creatività, con gli steroidi, dicono, oltreoceano, on steroids. Tu hai una stampante 3D e fai cose, cioè stampi cose, sì, con il tuo brevetto, cioè tu te li sei studiato. Sempre a tema bici comunque. Sempre a tema bici, esatto, non è che fai statuette. Tema bici deve esserci sempre, se no non è giro vaganzo, esatto. Poi arriviamo anche a fare la marchetta, il tuo sito, tutte queste cose possono essere acquistate, quindi se qualcuno inizia a essere incuriosito, sì, girovaganzo.bike, ok, quello del tuo sito. Ammiro anche un sacco il fatto che tu l'abbia fatto con uno strumento che normalmente si usa per fare le to-do list, e invece, esatto, tu ci hai fatto un sito, porca vacca, e che è pure bello,
È il motivo, adesso lo dico perché magari, vabbè, la piattaforma con la quale ho fatto il sito è Notion. Sì, sì, cioè, possiamo dire. Sì, sì, se ci fa un bonifico. Esatto, esatto. No, in realtà ho voluto usare questa piattaforma perché, come tu ben sai, viaggiando non è che hai sempre un computer dietro. E aggiornare certi siti da WordPress, per quanto io con WordPress ci ho lavorato per anni e ho anche creato siti con WordPress. Perché sei pure un programmatore. Ero un programmatore, sì. Cioè, potrei esserlo, ma al momento non ho voglia di diventarlo. Piede, esatto. E... sempre bello. Però, è più facile. Ancora di salvezza per le... Esatto. Tu fai la pazzia e poi però c'è ancora di salvezza. Se butta male. Siti, girovaganzo.bike, chiamatelo. E non li fa così e li fa più belli di Notion. No? Certo, molto più belli. Però no, con WordPress in viaggio non esatto, puoi. Con Notion è un'app che dal cellulare certo. Per scrivere, anzi adesso anche la funzione di intelligenza artificiale, quindi puoi scrivere praticamente articoli, dice due frasi, tu gli dai la keyword e lui te lo scrive, lo pubblica, ciao. E sì, sì. Poi sul tuo sito, tra l'altro, poi andiamo a anche i prodotti, ci sono varie sezioni, perché tu sei molto settoriale, mi piace l'organizzazione, tu hai una mente molto matematica che io invidio e io ci provo, cioè, provo ad essere organizzato, sei ma poi logico, e matematico molto spesso fallisco, in realtà, però comunque le premesse è quello che noi vediamo da davanti, poi tu sai quelle che sono le ragnatele, gli scheletri, esatto. Lo sai tu, però tu hai la sezione eventi che è molto ben aggiornata, cioè tu ci metti sopra, c'è un calendarietto, uno guarda, esatto, sì. E tra l'altro vorrei copiartela. Perché va bene, mi dai una royalty. Ti do una royalty perché mi piacerebbe usare. No, perché mancano effettivamente delle piattaforme dove... Cioè, che ce n'è tante, ma molto dispersive, sì, secondo me. Sì, cioè, sì, sì. Magari... quello che pubblica solo quegli eventi, quell'altro che ne pubblica solo altri, cioè molto... come si dice? Nicchiettoso. Possiamo dire, sì, esatto. Non si dice, non so se si può dire, ma ok. Sì, sì, sono eventi di nicchia di un certo settore, perché magari c'è la piattaforma dedicata alle Gran Fondo, c'è la piattaforma dedicata agli eventi, tu invece ci metti l'IBF... sopra ci metti il BAM, ci metti il trail, il Romagna Trail, ci metti adesso marchette casuali, però e la festa dell'upcycle, cioè ci metti tutto. Qualsiasi cosa che sia tema bici ci sta, esatto, dalla pedalata. In realtà semplice. Le uniche cose che non metto, perché personalmente non interessano né me né il pubblico che potrebbe seguirmi, sono quelle cose molto racing, stradiste, Gran Fondo, che sì. Io non farei. Vabbè. E che non sono neanche il tipo di ciclista. Ma più che altro perché poi tu veramente avresti una casella di un weekend piena con 15 eventi. Sì, e magari esatto. Poi diventa troppo. No, dopo è troppo. Troppo. Comunque, a parte questa sezione, hai la sezione viaggi, sì. Hai la sezione consigli di viaggio. Consigli, attrezzatura. Attrezzatura, recensioni che sì, più attrezzatura, appunto più su quello che sui consigli, cioè sui consigli. Dopo, sì, no, dentro l'attrezzatura. Su Instagram dici, più sì. Che, esatto. E poi hai un sacco di pazienza, perché fai tutti i tuoi caroselli della Madonna. Quando esce il carosello di giro, lui mette la storia, è uscito, e vai a vederlo perché ci ha messo una giornata a farlo. Esatto, è maestro, anche più di una giornata. Volta. Maestro anche di Canva, perché... lavora lì sopra e spiega magari una tappa di un viaggio, oppure un viaggio riassunto, quando è progetto, sì, esatto. Di viaggio, quando è tappa. Facciamo un momento, abbiamo detto girovaganzo.bike, invece su Instagram come ti trovano? Girovaganzo. Basta. Okay. Easy, ma che bello, senza trattini, easy, senza punti. No, perfetto. Pulito. Era okay. Girovaganzo.bike anche lì l'alias all'inizio, poi girovaganzo. È rimasto girovaganzo. Comunque andate a dargli un'occhiata perché è un bel sito. Adesso dimmi se ho dimenticato qualcosa, anzi sei tu forse il marchettaro migliore rispetto a no me. Beh, in realtà hai detto tutto. Beh, poi c'è lo shop e poi c'è lo shop della parentesi che abbiamo aperto, che non chiudiamo. Marti, se stai ascoltando, sì, lo so, io sono pessimo, apro le parentesi e non le chiudo. E ok, shop dove si può acquistare questi oggetti che tu fai. Che e faccio. Che sono molto curiosi di nuovo. Cioè... sì, al momento in realtà ce n'è uno che okay. Però trovo molto utile, che è quella barra da manubrio che si può montare sui propri manubri. Perché tu su te stesso hai trovato che c'era una miglioria da fare alla tua bici e hai detto... sì, soprattutto in ottica viaggio, no? Quando hai la borsa davanti montata, a me brigava sempre tutte le volte dover staccare i laccetti, tirare via la borsa perché... non si riesce a sfidare avendo il manubrio drop, certo. La tenda o quello che è dentro la borsa. Nominaci il tuo manubrio, di che tipo è? Cioè, in realtà non è un manubrio, è un'aggiunta che puoi fare su un manubrio. Infatti,
Un altro vantaggio che si può fare sul manubrio che hai già. Su qualsiasi manubrio? Quindi. Quasi. Quasi. Su alcuni devi avere un po' di spazio, se no la barra ti va a contatto con quella dove appoggi le mani, banalmente. Ci sono dei termini tecnici che probabilmente tu spieghi, cioè qualche... Sì, rise... mi basta una foto dall'alto del manubrio, comunque sullo shop ci sono tutte le specifiche. Indicazioni. Comunque tu fai questa aggiunta e così... Sì, è una barra rimovibile che puoi mettere e togliere... per mettere togliere la borsa al manubrio senza dover slacciare tutto ogni volta, ma anche altre utilità, tipo la puoi usare per la presa un po' più aerodinamica, come se avessi le protesi. Sì, sì, ultracycling. Oppure, esatto, modalità ultracycling, ma la puoi usare anche come ulteriore presa, per avere una presa alta magari più lunga. Per mettersi comodi magari, sì, per cambiare un po' posizione. E poi sei arrivato questa mattina con la tua bici nuova, e sulla bici nuova hai creato una cosa che... altrettanto geniale, che è l'aggettivo che io utilizzo. Sarà già in vendita quando troverete questa sarà già in vendita, quindi vai a fare sto giro su girovaganzo.bike. È il porta birra da bicicletta, cioè non i porta borraccia che voi conoscete di solito, in cui ci infilate la borraccia, ma è un aggeggio stampato in 3D, sì. Quindi adesso tu sei in fase di test, esatto. Fatto con un materiale, poi lo puoi anche colorare, quindi si può personalizzare, esatto. A seconda della bici, quindi la tua è totalmente in linea, perché c'è sì, tocchi del bambù, viola, viola, la catena viola, il pedale viola, sei un feticista del dettaglio, si nota, e si può colorare, ed è un porta lattina, porta birra in latina. È porta birra in latina da 33, da perché 33. Era 66, mi sembrava un po' troppo un po' eccessivo, e poi magari te lo spacca anche, cioè sì, a forza di vibrazioni magari te lo... Sì. E poi sì, appunto. No, la 33 è una latina 33 più bella, anche esteticamente, tu si va alla ricerca, poi le fanno anche belle, esatto. Quindi si può anche comprare la birra, non da giro ragazzi, non ancora, ma però ci specializzeremo anche in questo, puoi comprare la birra da abbinare cromaticamente con la tua bicicletta. Esatto. Così per le però poi non la puoi più bere, dopo la devi tenere lì chiusa. Ah certo, sì, oppure una volta bevuta la rimetti lì e la usi come borraccia, risolto, sì. Ci metti il tupper sopra, è un'idea che sta maturando anche questo. E poi l'altra cosa che hai sullo shop è il tuo sticker di adesivi, quindi sì, anche esatto, è un gadget che tu dai. Sì, in realtà lo do insieme agli articoli più che darlo singolarmente. Okay, cioè, se volete comprarlo singolarmente, ben venga. Fatelo, sostenete questo giovane ragazzo. E, sì, diciamo che sullo shop sfogo un po' la mia voglia di fare, ricostruire, inventare. Inventare che era, ma provaci un attimo. Cosa? Non era la sigla di Tassoni? No, della serrata, sì. Non lo so, però com'è la sigla, so che c'è questa cosa, sì, però vabbè, mettila in audio, la metto in audio sotto, sì, così ci denunciano, esatto, per sfruttamento dell'audio, che tra l'altro è storico perché aveva 50 anni quella canzone. Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, va bene, e che possiamo dire? No, tu sei un tuttofare, sì. Prima di lanciarci nella seconda parte, raccontaci. Vabbè, oltre a fare, parlo anche in bici. Sembra che non c'entra niente. No, esatto, ho intervistato uno che fa cose per la bici, che comunque ci starebbe un sacco, cioè pazzo furioso, sorridente, voglia di vivere, ma viaggia anche. Raccontaci qualche viaggio, accennando brevemente, poi facciamo uno stacco e poi andiamo alla seconda parte. Allora, viaggi, sì, ho cominciato in realtà a viaggiare un po' di più, diciamo così, dallo scorso anno, comunque post-Covid. Soltanto? Viaggiare, cioè i viaggi più grossi, quelli che mi rimangono anche a me un po' più in mente, li ho fatti tra quest'anno e l'anno scorso. Porca vacca, a me sembra che viaggi da... Mi sono molto più concentrato sugli eventi prima. Ok. Ho avuto un periodo molto intenso, soprattutto l'anno scorso, da eventi, quindi ho fatto trail su trail. E invece quest'anno, ad esempio, mi sono concentrato un po' molto di più sul viaggio. Sul viaggio. Ho fatto... Sì, in realtà la maggior parte l'ho fatto proprio dall'anno scorso, i più grossi. Ma la percezione che io ho, che ho sempre avuto, prima di conoscerti dal vivo, mm-hmm. ma sul social, era che tu fossi sempre in viaggio, ma già in viaggio da mo', cioè che fossi viaggiatore seriale, cioè che ne facessi 10 all'anno.
Magari, perché magari un evento tu lo racconti come se fosse un viaggio, perché sì, poi sì, sei sì, sempre molto felice di cioè, appena metti il culo sulla bici. Ho fatto viaggi anche, cioè, tipo la Romania è stato uno dei miei primi viaggi veramente in solitario fuori da casa, fuori dall'Italia, e l'ho fatta nel 2019, quindi comunque tempo fa, però quelli fuori, un po' fuori dagli schemi. Poi in realtà forse è nella mia percezione, nel senso che ogni volta che vai a fare un viaggio ti sembra qualcosa di più diverso. Per come penso io il viaggio, mi piace anche vederla come sfida, no, personale. Quindi ogni volta cerco di metterci qualcosa di più difficile, più impegnativo, che mi metta alla prova. Quindi ogni volta tendi a vedere una volta prima magari come facile, quindi un po' la... Cioè sei sempre, tendo ad essere sempre un po' in crescita a livello sportivo, diciamo così, quindi a volte quando riesco a raggiungere un mio obiettivo, quello precedente sembra facile. Sì, e invece comunque ti sei fatto il mazzo, cioè... Però mi sono fatto il mazzo lo stesso. Cioè, tra le tante cose che hai fatto, che sono eventi, ma io li ho... Cioè, quello lì l'avevo vissuto effettivamente come impresa, però... La narrazione sembrava che tu fossi in viaggio, perché... Sì, perché mi piace vivere l'evento come un viaggio. L'Italy Divide. Esatto. Cioè, tu hai fatto un viaggio dentro un evento, perché sì, è stato mille viaggi e uno. Cioè, hai pedalato sì, un disperato, è andato veloce. Ti sei posto un obiettivo, voglio arrivare entro in tot sei tempo, giorni, esatto, e l'hai portato, l'hai portato a casa. Cioè... 6 giorni qualcosa, ma per me... Se tu mi dai oggi la traccia, me la salva come percorso su Komoot, io quel viaggio lo faccio in un mese, più o meno, con i miei tempi, con anche Marte, ci mettiamo più o meno quella distanza lì. Sì, abbiamo sì, fatto Poggio Mirteto Canicattì, okay, che più o meno è Napoli... Riva del Garda. Era Napoli-Napoli o era... Salerno addirittura? No, era Pompei. Pompei. Più o meno è sempre quello, no? Come... Pompei, poi siamo andati su Napoli e dopo abbiamo fatto Napoli-Roma. Roma abbiamo tagliato tutta la via Francigena, okay, fino a Firenze, poi via degli Dei, al contrario, anche quello è un bel divertimento, vabbè, fino a Bologna, poi Bologna, tutta la bellissima pianura padana, che la pella è proprio la parte più bella, diciamo così. Madonna. Lì devi tenere il sveglio sugli schiaffi. Esatto, cioè, sì. E dopo Verona, Lessinia, quello... Anche Lessinia, cioè... Sì. Quello. Sì, cioè non è la passeggiatina che no, dici è la gran fondo in piano. No, diciamo che quello ancora ad oggi risulta... No, in realtà non lo so, se la gioca con il memory bike, forse il memory bike... Di quest'anno, sì. Però comunque, vedi, comunque ne vengono fuori, cioè man mano che ne menzioniamo e tu sì, magari sì, te li sì, dimentichi sì, perché poi dicevi c'è una pessima... Però diciamo memoria. Quello, l'Italy Divide, è stato un po' la mia prima sfida... Quella grossa. Primo evento viaggio, okay, perché io comunque, come dicevo, tendo a vivere tutto come un viaggio e raccontare tutto come un viaggio. E infatti... Perché mi percezione piace che ti dice, la percezione sì, sì, di far raccontare qualcosa come qualcosa che tutti possono fare, perché io sono convinto di questa cosa. Cioè non mi piace narrare me come un... Tu non sei un eroe, supereroe. No, non mi definisco ultra cycling perché non ho i numeri neanche lì per esserlo, a parte quello. Però perché non ho neanche l'interesse a volere essere visto come qualcuno che fa le cose super, perché non è nel mio modo di fare o nel raccontare. Certo. Cioè, comunque ci vogliono i gradi, cioè non dimentichiamoci, esatto, che si inizia, cioè, da qualche parte, inizi, si dipinge bici, una bici, si, percorso... si dipingono i pattini dei freni, ci si schianta, esatto, entro i rovi, poi impari. Poi si impara pian pianino, si fanno le salite, le discese, le cose, e poi si passa al livello successivo, sì, non che quello precedente sia meno bello, no, perché esatto, è tutto necessario per arrivare, esatto, poi a fare l'Italy Divide, non è che ti sei svegliato, esatto, un giorno, no, ciao, facciamo girovaganzo, ciao, facciamo l'Italy Divide, perché quello è... Però, no, esatto, però in realtà per la bici è una cosa che più o meno si può fare, chiaro si che non dall'oggi al domani, però è uno strumento che, oddio, se non hai la pretesa di doverlo chiudere in 3 giorni e non essere allenato, allora in quel caso potrebbe esserci potrebbe un problema. Essere problematico. Però se tu dici voglio fare l'Italy Divide e non me ne frega niente di metterci il tempo minimo, mi do del tempo per allenarmi, lo faccio, soffro, faccio quello che devo fare, me la godo, esatto. E la cosa bella della bici, che secondo me rispetto ad altri sport ha, è che la bici ti fa vedere molto più in fretta i risultati, secondo me. È un mezzo che forse ha meno bisogno di numeri, per quanto in realtà i social tendono a darcene, come Strava, che tendono sempre a darci un sacco di numeri, ma in realtà il progresso, cioè secondo me lo vedi fisicamente, cioè dopo ad esempio anche solo una settimana che hai fatto 2 uscite in una settimana, già la terza vedi che non è come
Cioè, vedi che riesci a fare anche solo dei chilometri in più, arrivare a casa meno stanco. Hai meno male al culo. Ti dà più feedback, hai meno male al culo. Sì. Anche sì. Senza dover avere la fascia cardio, sapere che, come ad esempio può essere magari il correre. Il correre è un'attività che deve essere molto più costante. Costante, graduale, graduale, pochi chilometri di riposo. Molto più, sì. Più lontano. In viaggio non hai tempo di riposarti. Il corpo è una macchina incredibile perché il giorno dopo ti svegli. Recupera la sera prima avresti detto ho le gambe di marmo, esatto. Non mi sveglierò mai. Se mi sveglio mi sveglio morto. E invece riparti. È un reset completo. Fai fatica all'inizio magari perché devi scaldare un po' il muscolo, però poi vai. E quello è incredibile. Sì, no, è vero. Hai ragione. Secondo me la bici ti dà proprio questa sensazione. E per me appunto è stato lo stesso. Io ho cominciato, mi sono buttato al primo evento gravel senza conoscere nessuno, senza sapere cosa fosse un evento gravel. E ho partecipato, ho fatto ovviamente la più piccola, la corsa più piccola che la... Il percorso che c'era, mi è piaciuto, poi dopo da lì magari provi, ti puoi permettere di alzare, tanto alla fine se non arrivi in fondo ti tagli, torni all'altra cosa, chi è a che ti obbliga, nessuno ti giudica a dover finire per forza, sì, anche quello c'è abbastanza, almeno spero che si mantenga questa cosa, sì. Perché se entra nel mondo della bici è una sorta di agonismo, di prestazionismo che a me non piace tanto. Può anche entrare, ma tanto io vado da un'altra parte. Basta che ci sia la tolleranza nei confronti di chi così non lo vuole affrontare, ma vuole godersela, vuole metterci 2 ore in più, vuole mangiarsi il panino con la salamella, vuole portarsi la birra nel porta mattina da bici. Esatto. Va bene, molto profondo, mi piace questo discorso. Siamo stati molto lunghi con questa prima parte, facciamo una breve pausa e torniamo con la seconda da voi, magari per parlare di bikepacking o di... Ma chi lo sa, lo scopriremo solo. Tu ci sei arrivato a bikepacking, se sei nato con il cicloturismo, se esatto. Sei partito, lo scopriremo solo vivendo. Ciao, alla seconda parte. Durante la pausa di solito ti chiedo di farmi sapere la tua su questo podcast in generale e su questa puntata. Fammelo sapere nei commenti, non dimenticarti di votare il podcast sulla piattaforma su cui la stai ascoltando. Stelline, cuori, like e tutto ciò che hai a tua disposizione. E vieni a seguirmi sui vari social o sul mio blog. Poi ti ricordo un'altra cosa prima di rientrare nel vivo della chiacchierata. Visto che questo podcast è realizzato col supporto di GV Bike, puoi andare a fare un salto sulle loro pagine, sui social, sul loro sito, sul loro profilo Komoot e sulla loro newsletter, dove fanno sempre un sacco di sconti molto interessanti. Ma torniamo a Girovaganzo e alle sue numerose avventure in bikepacking. Tac tac tac. Sì, sa. Va bene, quindi siamo nella seconda parte. Bentornati, benvenuti, non so chi parte esattamente skippando la seconda parte, ma benvenuti. Siamo con Girovaganzo, a.k.a. Giovanni Salve. Ganzerli. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, 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 3 volte, ripetiamolo, come i baci a Bergamo. Sono esatto. I baci nella Bergamasca. E, va bene, dopo una prima parte un po' conoscitiva su questo strano personaggio che popola l'internet, mi piacerebbe chiedergli qual è, abbiamo parlato un po' di eventi, abbiamo parlato un po' di viaggi fatti all'inizio, qual è il più recente, perché sappiamo, chi lo segue sui social, sappiamo che c'è stato un ricalcolo, un rerouting, che tra l'altro complimenti anche qua perché sei stato super veloce a farlo, sì. Perché c'è stata una piccola calamità naturale, sì. Raccontaci. Allora, in realtà secondo me non è a un certo punto mi sono chiesto se ero io che attiravo cose, no? Perché inizialmente avevo prenotato il volo per il Marocco. Una settimana prima del volo ero tutto bello, preso, preparato tutto, no? Tracciato, perché a me piace poi proprio partire super preparato. Certo, e lavorare sul viaggio già sulla traccia, prima, la casa, certo. Sapere dove mi fermo, dove pianto la tenda, mi piace proprio la parte di studio del percorso. E una sei settimana anche prima, super ambassador Komoot. Komoot, sei... sì. Utilizzatore frenetico dal 2016, tra l'altro. E cioè, ti invidio quando... molto la tua partecipazione su Komoot da un sacco di tempo, nonché il tuo cappellino. Che... E quindi, in realtà, una settimana prima, track, terremoto. Quindi, niente, insomma, non mi piaceva l'idea di andare a pedalare dove c'è stata questa calamità. Che poi può essere interessante, scusami, io ti interrompo sì. Come no, Fedez vai. Con Linus, mi metto su un pianerottolo molto alto di questa scala, ma e poi può essere un'iniziativa molto interessante andare in un posto
che ha subito una calamità naturale, però non subito, perché subito sei ancora nel disagio. Dipende come, sì, con che scopo secondo me ci vai, nel senso che se ci vai magari per fare il report, cioè per far vedere un po' la situazione, per aiutare, però se ci vai per divertirti in un territorio invece che off, che soffre, anche per chi viaggia un po' alla ricerca di ospitalità, come possiamo fare noi. Sì, no, io infatti la intendevo come, cavolo, sarebbe bello, poi magari da adesso in poi ci si va con un'altra ottica, cioè ci vai riportando magari a quelli che ti ospitano quel poco che gli poteva arrivare, però un terremoto è scassata la strada, eccetera, magari li vai ad aiutare, cioè in un qualche modo li vai ad aiutare, però subito, cioè a una settimana, sei un problema in più capito, esatto. Poi magari il mio viaggio, per come l'avevo pensato, poteva essere fatto lo stesso, perché comunque avrei attraversato una zona non interessata, se non fosse il fatto che dovevo atterrare a Marrakech e quindi lì era un po' l'epicentro. Poi anche lì in realtà, rispetto alle immagini che abbiamo visto in TV, alcuni mi hanno detto che in realtà la parte nuova è rimasta intatta. Ho avuto cose diverse, però nel dubbio ho deciso, guarda, il Marocco me lo voglio fare con tranquillità, me lo voglio vedere bene, perché una volta che ci vai, insomma, non è dietro casa, comunque... Sì, puoi essere anche bene, più d'aiuto rispetto a più di intralcio. Esatto. Io nel dubbio lo rimando. Esatto. E quindi in realtà ho optato, visto che avevo già prenotato il volo con Wizz, che non ci paga per... Bonifico? Esatto. No, però ero un po' vincolato alle mete a cui viaggiavo. Perché potevi fare un rimborso? No, perché avevo fatto l'assicurazione. Okay. Avendo acquistato il biglietto per il Marocco tipo maggio, a distanza di mesi, nel dubbio l'assicurazione costava 18 euro. Certo, l'ho fatto. Ci sta. E ho fatto bene, porca vacca. Per una volta, secondo me, tutte le volte la fai, non ti serve mai. Non ti serve questa volta, è servita. E quindi ero limitato alle mete, però viaggiavo molto in mete europee, molto, cioè mi piaceva fare qualcosa di diverso. Okay. E ho scoperto Georgia, dove sono poi andato, che sinceramente non conoscevo neanche la Georgia, perché non ci sente in TV da qualche parte. Non la menzioni e non la conosci neanche come meta cicloturistica. Esatto. Cioè, non è proprio la prima che ti viene in mente. Esatto. Infatti in realtà non ho trovato troppi risultati. Mi piaceva come itinerario quella zona lì, perché già un po' l'avevo conosciuta quando sono andato in Giordania, che non è la Georgia, infatti non ci sei già stato, no, è Georgia, non Giordania. Sempre con la G, però esatto. Io sono girovaganzo, esatto. La zona è sempre quella, e quindi sì, ho fatto questo viaggio, Georgia, Armenia, sono partito da Kutaisi, sono andato che è la seconda città più grossa della Georgia, sono arrivato a Tbilisi, che è la capitale, dopodiché sono sceso verso Yerevan, la capitale dell'Armenia, e sono tornato su. E quindi diciamo che anche il mio spostamento, quando poi ho deciso di spostarmi in Georgia e fare Georgia-Armenia, unendo due tracce che ho trovato su backpacking.com. Ah, ecco, infatti volevo chiedere se c'era una base di partenza. Sì, ho trovato un po' di tracce di questi due eventi che si chiamano Caucasus Crossing Georgia e Caucasus Crossing Armenia, infatti per quello che ho chiamato il mio viaggio Caucasus Crossing, perché le unisci. Le ho un po' unite, poi ovviamente ho fatto anche un po' di mio, ho fatto un mix. E poi prima off records ci raccontavi che anche con la traccia tracciata ogni tanto dovevi andare per strade nuove. Sì, perché le strade sono fatte dai pastori, quindi è come li gira un'estate, li gira in modo diverso quello dopo. Quello tracciato l'anno prima non esatto, vale dopo per cresce forza di nuovo l'erba e non c'è più niente. Però comunque posti la Madonna, hai scoperto... Sì, esatto. No, comunque quello che dicevo io è che dal momento in cui mi sono spostato in Georgia e volevo fare questo giro Georgia-Armenia, è scoppiata anche la guerra in Armenia. Ottimo. Dal terremoto alla guerra... Cioè, sei tu allora. Sono io probabilmente. Sì. E, però a quel punto avevo già deciso, spostato l'aereo e detto, raga, andiamo e quel che succede, succede. Non ho trovato niente di particolare. Perché sei andato fuori dalla... Fuori. Yerevan c'era le proteste. Sei passato dalla capitale. C'era però... casino, però ha detto... Cioè, poi io sono arrivato lì e non ho trovato niente. Okay. Vuoi che era il weekend, magari il weekend è più calmo perché ci sono i turisti creano un introito comunque importante perché è un territorio molto povero, poco conosciuto, quindi anche lì diciamo che si cerca un po' di... Di preservare il turismo, non certo, spaventarlo... Sì, se no vai a perdere una risorsa importante.
E sì, comunque paesaggi meravigliosi. Quando non pedalava, comunque faceva 30 km a piedi, quindi cioè, esatto. Stiamo parlando con uno che fa queste cose qua. Io guardavo le storie e dicevo: sì, oggi sono fermo con la bici, vado a fare un attimo una passeggiata. Mi sono tracciato un percorsino con Komoot di 30 km. Come 30 km? 25, dai. Ma allora usi la bicicletta? No, a piedi così tranquillamente, perché vedo. No, poi il museo mi rompeva le palle perché devo stare fermo nel museo. Vado in cima al monte. Queste cose qua, quindi cioè, teniamo sempre ben presente la serietà da una parte, ma è questo personaggio qui, ecco. Lo sport prima di tutto. Sì, muoversi, ma anche per smaltire tutto il cacciapuri che hai mangiato, i kingali, esatto, basta, sì. Sono due cose, cacciapuri, quei due lì e basta, sì. Ho fatto una dieta a base di quello e di noodles, perché i noodles ormai sono... Avevi il tuo fornelletto, specialità, fornelletto, tenda, tutto completamente autonomo. Hai trovato la bombola, perché quel problema lì è sempre classico. Sì, quando arrivi devi trovare lì, è stato carinissimo un ragazzo, ho conosciuto un ragazzo su Honor Shower che mi ha ospitato a Kutaisi il primo giorno e l'ultimo, che è stato super carino perché ospitava anche un altro ciclo viaggiatore e col quale poi siamo rimasti in contatto, ci mandavamo la foto dei vari, di quello che succedeva, no, in viaggio. Bello. E, sì, è stato molto carino e lui mi ha recuperato una bomboletta di gas. Perché io ho dei ricordi pessimi della, tu pensa, tu sei da Georgia, Armenia, che è già a metà dell'altra parte del mondo. Cioè, ma il problema non è trovarla in quegli stati lì, il problema è trovarla della dimensione che si è portata. Della dimensione, perché loro lì hanno il gas, lo gassone, però okay. Hanno la bombola di gas. Quindi dovresti fare zaino palombaro. Esatto, sì. Non puoi portarti. No, io ricordo in Lettonia facemmo fatica, anzi rinunciamo a un certo punto ad avere il fornello, perché si trovavano solo quelle con un certo tipo di aggancio. Quello a buco o a vite. Trovavi quello a buco. Non mi ricordo quale delle due, però... fatica totale. Quello a buco, perché quello a vite è veramente molto... E avevamo solo un tipo di fornelletto, quindi porca vacca, siamo rimasti senza, con delle scene pazzesche, cucinandoci con dei bollitori, vabbè, alla fine, dove sì. Si trova bollitori. No, ti dico, quello a buco, secondo me, perché è più facile trovare, perché in Giordania ho avuto lo stesso problema, okay. Sono stato due giorni nella capitale per cercare questa maledetta bombola, e quando l'ho trovata a buco. Dopo che quella un po' ho insistito ancora di più, ho cercato ancora. Ora per fortuna ho avuto un ragazzo che a un certo punto si è messo a farmi da Cicerone, a portarmi in giro per tutti i posti che conosceva, e abbiamo trovato quella a vite. Quello può essere uno dei problemi, non so, nella scala del viaggio, organizzazione, sì. In scatolamento bici e trovare bomboletta. Io di solito le cose di cui voglio avere la certezza prima di partire è dove lasciare lo scatolone per rimballare la bici. Fantastico. Perché quello secondo me è un problema che va tenuto in considerazione, che è trovare, ad esempio a Kutaisi, quando sono arrivato di nuovo, c'era un altro ragazzo a casa di questo signore che aveva ospitato sempre tu Shower, che non aveva il cartone, quindi ha dovuto recuperare un cartone lui, però ovviamente non è che trovi un cartone da bici. Trovi del cartone. Il cartone da... Ma se sei fortunato trovi quelle da TV grosse. Altrimenti sì. Lui aveva trovato un cartone da lavatrice che è quadrato, quindi devi comunque... Devi risagomarlo. Almeno un giorno. Certo, cioè, non è facile. Invece, quindi io voglio avere la certezza di trovare qualcuno dove lasciare il cartone il e arrivi, dove trovare la bombola. Sono le due priorità che quindi che la do. Tua filosofia solitamente è giro d'anello, cioè torni nel punto in cui sei... Per ora è sempre stato giro d'anello per questo motivo qui. Perché ci sono alcuni flippati con da punto A a punto B e basta, così puoi far più strada, così puoi far più, però anch'io sono ad anello tutta la vita. Ma è facile perché... organizzativamente. Sì, 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 poi appunto fai un po' di fatica, trovi il posto, che poi c'erano anche... Ma se non c'è un tipo, io da in Romania, che non ho trovato nessuno su uno shower, ho dormito in un hotel, gli ho chiesto se mi teneva il cartone, se proprio vedi che ti dice di no, gli dici che rimani lì l'ultima notte anche, così... Cioè, io di solito ci aggiungo anche l'ultima notte. Sì, ma anche perché è comodo per te che hai un posto dove... Dove riscatolare senza dover fare calma, in mezzo a un aeroporto, esatto. Una stazione, una roba in città. E lì ti dicono di sì tranquillamente. Questo invece che chi fa fatica a trovare anche sì? Perché lo scatolone può essere ingombrante, quindi magari devi smontarlo e sagomarlo, cioè togliergli la profondità, e sì, quindi lo puoi mettere tranquillamente anche in un garage. Sì, ciao. Sì, sì.
però ho visto fatica. Di solito però si riesce a convincere la persona che ti ospita o l'hotel. Beh, io prendo l'ultima notte, ad esempio, prima di arrivare là. Io ho scritto su Booking o quello che avevo usato, non mi ricordo, gli ho scritto: guarda, se prenoto qui posso tenere un cartone da bici per l'ultima notte? Se mi diceva di no, io cambio cultura. Certo, sì, no, guarda, pensiamo allo stesso modo, perché anche per me è abbastanza di tensione. Da A a B sinceramente non l'ho mai fatto, prima o poi lo farò, perché non è che puoi sempre fare una, cioè a volte in certi casi sì, in altri casi mi piacerebbe ad esempio molto fare il Sudafrica Sud America, okay. E lì non credo di fare un anello, ad esempio, anche perché in uno dei due sensi prendi un vento della Madonna in faccia, esatto. Quindi sì. Se lo fai come classico da nord a sud, sì. Poi dopo prendi i mezzi, i gran mezzi, mi sa che ci sono. Da lì è più difficile la situazione. Esodi pazzeschi. O se no prendi un volo di qua, un volo di là. Cioè arrivi in un punto e riparti dall'altro, però devi sbatterti a cercare lo scatolone. C'è chi anche, qualcuno che ho conosciuto, lo spediva. Ah. Lui trovava il posto, spediva il cartone dall'altra parte e arriva e lo trova. Il problema è che devi trovare qualcuno che di là poi e riceve. Comunque è uno sbattimento di cercare qualcuno che lo riceva, lo vada a prendere, te lo tenga. Se no viaggi con una bici a caso e la lasci là. Sì, se no ti fai la bici. Potrebbe essere... Anche, sì, fai una bici in bambù e poi la regali. E poi ricordo di qualche viaggiatore, forse aveva scritto anche su impronte, in Madagascar oppure in... non mi ricordo, che gliel'ha regalata poi questa bici. Cioè aveva fatto il viaggio, ha fatto l'anello, e quindi volerò solo andata con la bici. Ti appassioni una bici col quale fai in viaggio? Cioè almeno io mi appassiono. E si fa fatica. O viaggi con fatica a lasciarla. Ma anche con uno scassone forse. Anche con uno scassone. Anzi, certo. A maggior ragione, perché con lo scassone c'hai proprio la... Sai di avercela fatta. Ce l'ho fatta con lo scassone. L'hai portata in giro, sì. E quindi, no, ma probabilmente perché erano paesi che ne avevano bisogno, quindi supera il fatto di attaccarti all'oggetto, dici, però faccio felice magari un bambino, una famiglia. O era forse una famiglia che la usava come mezzo di commuting, quindi ancora ho fatto del bene, perché almeno ci vanno veramente in bicicletta al lavoro. O a scuola, o fanno la spesa. Cioè, non uso più di necessità. Necessità non era gioco, non era ludico, quindi ci stava. Ma senti, con te possiamo andare nello specifico scavare, no, se non mi vuoi dire qualche cos'altro di questo viaggio. Un po' di cani, randagi, quelli sempre, ma se andate in cui tutta quella fascia lì a est, i cani randagi, a partire dalla Romania cominciano. Cani grossi come una casa o no? Non sono dei cani pastori grossi? No, grossi no, in realtà erano molto piccoli, cioè piccoli, normali, cioè non di dimensioni esagerate. Nelle città comunque è normalizzata la cosa, tant'è che i cani proprio hanno un chip proprio qui, perché sono controllati, sanno dove sono, che sono vaccinati, cioè sono... Cioè non andaggi, cani liberi, però... è il cane di paese, cioè sono tutti cani così. Appena vai fuori ci sono un po' di cani randaggi un po' più cattivi, ma non sono aggressivi, nel senso... Cioè io ho imparato poi con l'esperienza che ti fermi. Come gestirli. Esatto, sì, perché c'è chi scappa. A scappare è peggio. Perché se poi il cane si prende, magari lo fa per gioco, no? Di rincorrerti. Non per forza, perché vuole aggredirti. Ti deve mordere e mangiare, sì. Però se tu ti fermi, il cane reagisce in modo diverso, perché è strano che uno... All'inizio magari ti vede come un bersaglio, perché tu effettivamente sei nella sua zona. E ti stai muovendo verso di lui. Se scappi stai manifestando una voglia cioè gli dai ragione, no? Ok. Se invece ti fermi, un ostacolo che si ferma davanti a un pericolo lo confonde, perché lui è abituato che a vedere qualcosa che preso di mira scappa. Certo. Invece si ferma, dimostri qualcuno che ha controllo la situazione, certo. E quindi si chieta anche lui. Oppure ha capito che tu hai capito e quindi non ti aggredisce. Se però scappi, la maggior parte delle volte... Strategia molto utile. Non sempre finisce bene, perché poi magari comincia la salita, ha voglia di scappare. Scappa, esatto. In discesa magari ce la fai, ha voglia. Ha voglia. C'è la gamba. Un'altra cosa divertente è che ho fatto un chilometrino in sella a un asino. mi ricordo la storia, bellissimo. Perché occasione incredibile di, secondo me, anche manifestazione un po' dell'accoglienza. Sì. Davvero incredibile. Cioè, è come se vedessi lì uno, no, a caso con la sua bici, a piedi, non so, e tu gli dai la sua bici. E su, anche su un bricco, immagino, cioè stavi spingendo. Sì, infatti lui poverino che spingeva la mia bici da 30 kg. E ti ha messo il nostro... Io ero sull'asinello mentre vedevo lui che, mannaggia, portava su
tocca torcio, mi ha fatto un po' pena, però è stato anche bello. Bello, no? È un momento che poi ricordi con piacere. Sì, sì, no, ma proprio anche il gesto, no? Di lui che mi fa, dai, vieni su questo asino. Facciamo cambio. Madonna. E affidarsi, no? A lasciarlo, poi vai, non è che potessi scappare perché... Né tu con l'asino, sì, né no, lui con la bici. Non è per quello, però proprio la carineria. Uno scambio, di farlo, sì, con, sì, uno sconosciuto viaggiatore completo, anche lui, esatto, perché probabilmente per necessità stava spostando. Beh, lui era lì cose perché aveva il pascolo, cioè certo, sì, 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 anche lui era itinerante. Però ha lasciato il pascolo, poi ha chiamato uno che penso sia qualcuno che andasse al suo posto, perché okay, lui mi ha fatto compagnia fino in cima, mi ha fatto 3 chilometri insieme. Vabbè. Poi ci siamo salutati e... È bello perché nessuno si capiva, perché lui parlava solo la sua lingua, io parlavo la mia, beh, l'inglese, ma lui non lo capiva, però era stato divertente. Ci si capisce lo stesso, sì, sì, esatto, si capisce quello che si vuol capire, esatto, magari chi stava male dicendo, invece esatto, no, lo fa col sorriso, no. Scambio molto genuino. Andiamo su del feticismo, dai, perché con te si può fare, non l'ho fatto mai con nessuno, parliamo un po' di materiale, di bici, facciamo rapidi perché altrimenti questo podcast dura 3 ore, perché so che con te si può andare avanti tanto anche. Tu adesso hai viaggiato in bikepacking questo ultimo viaggio, giusto? Sì, cioè in realtà da quasi sempre, in realtà, sempre. Uso il bikepacking. Tu non hai mai fatto la parentesi cicloviaggio, allora, con le borsone? Allora, io sono passato dal carrello al bikepacking. Carrello quello mono... Sì, il carrello quello dietro. Biruota. No, monoruota. Monoruota. Io usavo... Schiaffavi tutto lì sopra? Tutto lì sopra e poi a un certo punto bikepacking. Quindi ho tutto o niente. Beh. No, è che sinceramente il cicloturismo classico era un po' una via di mezzo che non mi ha mai ispirato più. Cioè, allora, sono partito in realtà con le borsone, tipo il primo viaggio che ho fatto con gli scout, ci eravamo fatti fare su queste borse gigantesche, okay, da 40 litri l'una, una cosa esagerata. Il secondo viaggio, quello in Umbria, che ho fatto dopo questo con un mio amico, l'abbiamo fatto con queste borse perché ce le avevamo ormai. Vabbè, certo, che fai? Sì, 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 certo. Il ciclismo comincia con quello che hai in casa, giusto, quindi anche la bici era quella che era. E basta, poi da lì ho cominciato a usare la borsa, perché rispetto al carrello, perché rispetto alla borsa avevi tutto in uno. Certo, cioè, non devi stare lì a pensare, ho messo questo di no, qua, tu ti monti la tenda che avevo messo davanti, davanti sul manubrio, legata un po' alla vacca boia. Bello. Tiravi fuori la tenda, la montavi, prendevi il tuo borsone come se fossi in hotel, te la porti, certo, dietro e hai tutto uno lì. Unico borsone tutto impermeabile, quindi sempre tutto asciutto, certo, cioè tutto in un posto, super comodo. Paradossalmente sì, è più comodo. Non devi sganciare due borse, sostrette, devi tirare fuori tutto. Lui resta agganciato. Rimane agganciato alla bicicletta. Anzi, tra l'altro, rispetto alle borse, mantiene il baricentro molto più basso. Ah, beh, certo. Quindi hai molta meno sensazione. Potresti avere problemi sul bucare magari quelle ruote lì, però. Cioè, tra tanti danni che potrebbero capitare. Sì, però, esatto. Vabbè, la ripari una camera d'aria. Sì, 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 una camera d'aria, esatto. E basta. Essendo un peso trainato da un'altra ruota, scorre molto meglio rispetto ad appesantire la, certo, tua appesantire, ruota, la motrice, certo, diciamo, sì, così. Sì, come se ingrassassi dei botto di, sì, 40 esatto, kg. Poi magari in salita, no, più che in salita, in discesa devi stare un po' più attento perché hai più peso, hai il carico che se non lo controlli puoi rischiare, se prendi una curva... Ah, ok, veloce, lui va dritto e ti trascina lui via. Lui magari, certo, rischia che ti trascini dietro, okay, però cioè, ci fai l'abitudine. Certo. La prima discesa che fai con quello lo capisci e basta. Ed è molto più comodo per questi motivi qui. Infatti dopo i due viaggi che ho fatto col cicloturismo ho usato quello che mi aveva prestato un mio amico, io l'ho sempre richiesto per tutti gli altri viaggi. E non mi trovo male, ho fatto anche qualche sterratino un po' imprevedibile. Ah, ecco, quello potrebbe essere un altro bug, nel senso che non puoi spingerci troppo. Cioè, non è che puoi fare single track da mountain bike, chiaro, però comunque un po' di certo, fuori strada comunque lo puoi fare tranquillamente. Sì, sì, sì. Esistono anche quelli volendo ammortizzati. Ah, ecco, questo, sì, è interessante. C'è un bello studio anche su quello. Dopo da quello ho cominciato in realtà a guardare un po' cosa facevano gli altri, e ho, sì, trovato sempre un po' più sul bikepacking. Partito anche per il alleggerire, il concentrarmi su tutto ciò che è utile, perché il borsone è chiaro che è comodo, ma avendo tanto spazio è automaticamente più spazio hai, più lo riempi. Metafora della vita. Esatto. Tutto ciò che è utile, sì, meno spazio hai, più ti costringi, sei a portarne meno, obbligato a portarne meno. Ieri, esatto, nella puntata scorsa ci hanno raccontato i ragazzi di la Bike Fever Family che loro che hanno le figlie le hanno
non dico obbligate, quando erano piccole gli hanno detto: questa è una borsina, questo è il tuo spazio. Cioè le hanno già aiutate verso il bikepacking o comunque lo spazio risicato. Non ti puoi portare tutti i giochi che vuoi. Questa è la tua borsa, scegli quanti ne vuoi portare. Quelli che poi quello che vuoi, lo ma scegli quello tu, che ci sta lì. Quello che ci sta. E poi ti obbligo. È la stessa cosa che succede nel bikepacking alla fine. Deve essere pratico, utile e starci dentro le borse, altrimenti devi metterti dei grandi zaini, come fa il sottoscritto, che non ce la fa a ficcare tutto nelle borse. Però zainetto lo sto usando anche io ultimamente. Zainetto o marsupio. Marsupietto. Può aiutare. Sì. In certe circostanze all'inizio ero un po' contro perché mi piaceva essere libero proprio anche per... Sì, le spalle, il sudore. Sì, ma in realtà non sudo praticamente niente, quindi non tanto per il sudore. Un'altra persona che non suda. È un puzzo incredibile questa No, che non puzzo non è vero, quello puzzo incredibilmente anch'io, però non sudo. Ed è un vantaggio perché comunque non devi cambiarti tutte le volte. Però sì, in realtà mi piaceva proprio l'idea di essere libero a prendere aria. Sì, no, è bello. Però in certe situazioni scaricare la bici, caricare te, ti aiuta. Magari quando devi fare delle discese, o tanto sterrato, scassato, avere la bici più appesantita, cioè meno manovrabile. Poi ci sono, dipende dalla bici, perché ci sono alcune dipende bici che... Dipende dalla bici, certo. Io per esempio con la Salsa Fargo, quando è nuda, mm-hmm. faccio il giro in città o faccio il giro così, per riscaldamento, eccetera, che non sono in viaggio, o che sono in viaggio e sono nella città dove arrivo, pari parto, ed è senza borse, la sento che si muove fin troppo cioè certo. Si deve un po' controbilanciare quella troppo libertà con un po' di borse, poi quando diventano troppe effettivamente. Certo, sì. E, vabbè, ma bikepacking estremo, cioè bikepacking con le tre borse o anche le forcelle. Vabbè, anche lì cominci con un po' di tutto, poi cominci a togliere. Ad esempio, il viaggio che ho fatto in Spagna, Montañas Fasías, e quello lì era tutto molto sterrato e ho fatto, tra virgolette, errore, ma anche per necessità di spazio, di avere le borse da forcella, che sono un bel vantaggio perché ti aggiungono tanto spazio in un'area che è più scarica solitamente. Poco utilizzata, esatto. Ti abbassano il baricentro. Il problema è che appunto in Montañas Fasías era tanto sterrato e in discesa, quando hai bisogno di una bici manovrabile, quella te la tolgono completamente. Certo. Avevo la necessità perché l'ho fatto d'inverno, dovevo essere completamente autonomo. Ricordo della neve. La neve. E ricordo anche che, cioè per esperienza, mi piacerebbe un sacco farlo, ma si passa in zone Fasías, vuote, quindi certo, io ho fatto cos'erano 8 giorni tutti da solo, cioè in completa autonomia. Tenda, fornellino, cioè in realtà la tenda per fortuna sul percorso ci sono dei bivacchi, quindi delle case a disposizione di chi vuole starci per una notte, però una casa vuota. Cioè, però almeno hai le mura dentro al quale ripararti, che è un gran vantaggio. D'inverno, grande vantaggio. Sì, ma rispetto anche per i tempi, cioè... Togli, metti tenda, d'inverno la luce è poca e quindi prima parti e prima più strada fai. E se già togli il montaggio della tenda e lo smontaggio... Ne prendi tanto di spazio, aiutare, soprattutto se fuori c'è freddo. E se sai che puoi arrivare in un posto chiuso, magari ti permetti anche di viaggiare un po' al buio. Devi cercare il posto tenda. Arrivi alla fine, proprio all'ultimo, tu sfrutti tutta la luce che hai. A volte arrivavo proprio di notte, vedevo la casetta a malapena. E poi lì mi accendevo il mio fornellino, mi facevo da mangiare, però ho fatto anche notti a meno 4, meno 5 gradi. Anzi, la prima notte intendo, infatti, era fatto meno 4, mi sono svegliato che era tutto ghiacciato. E da lì ho imparato, aspetta che forse la tenda se la uso meno. Ho freddo solo a pensarci. E infatti dopo ho ricalibrato un po' il percorso proprio per stare sempre in questi bivacchi. Certo. A volte ero un pro perché potevo fare meno strada, a volte ero un contro perché dovevo farne molta di più di quella che devo fare. Ho fatto infatti anche tra tappe molto lunghe. Madonna. E l'hai raccontato magistralmente su Impronte. Sì, Impronte, esatto. Storia pedali. L'ultimo numero, che si chiama Nuovi Orizzonti, io ne approfitto sempre per fare il momento marchetta anche un po' per me. Se vuoi leggerlo, hai sicuramente info in descrizione, come tutto quello di cui abbiamo parlato, cioè tutti i siti, tutti gli Instagram, tutte le cose, trovi sempre tutto. E, ti volevo ancora chiedere una cosa, perché tu sei ambassador GV Bike. Yes. Orgogliosamente. Super orgogliosamente.
che questo podcast è supportato da GV Bike, ma noi non vogliamo fare la marchetta perché dire che tutto funziona. Vogliamo dirti in questa puntata quello che non ha funzionato. Quello che non funziona di queste borse. No, allora in realtà appunto non esistono, come ci dicevamo fuori onda, borse perfette, questo lo sappiamo tutti. E così quindi, come non esiste il setup per te, mai, per me, esatto, certo. Perché certo, ovviamente ognuno ha le proprie esigenze. Ad esempio non è detto che la borsa waterproof sia quella migliore, perché in realtà così non è, cioè l'estate, se non hai bisogno di impermeabilità completa, sarebbe addirittura meglio, sarebbe una meglio cosa che filtra, traspira di più, sì, anche se ci metti dentro qualcosa di un pochino umido non ti zuppa tutto, quindi anche lì bisogna capire dal contesto. Per quello che faccio io è obbligatorio, per me è obbligatorio averla waterproof, perché per i viaggi che faccio, anche se piove, devo pedalare, cioè, e mi capita spesso di fare viaggi in inverno piuttosto che in stagioni un po' più piovose. Ciao, abbiamo finito di sparare cagate qua. È arrivata percentuale di partecipazione nel podcast altissima. Noi stavamo dicendo cose per piacere, sono cose serie. Puoi fare l'intermezzo? No, io ho detto le mie 4 parole, adesso me le mando. Ah, perfetto. Abbiamo la disturbatrice seriale. Che effettivamente è casa sua, quindi potrebbe fare quello che vuole. Può anche cacciarci. No, ma adesso andiamo da Upcycle. No, comunque. Forse, secondo me ci arriviamo per cena. Può darsi. L'impermeabilità ci piace o non ci piace, ma tu poi sei stato tester dall'inizio ad ora ancora. Sì, esatto, ho avuto la fortuna di incontrare questo brand proprio all'inizio e ho provato anch'io qualche borsa da cicloturismo all'inizio, anche se non ero il tanto non sono tanto il target, giusto, però. No, ma no, che entusiasma è che comunque farei fatica a testarli, cioè sì, non faccio quell'utilizzo lì. Sì, quindi non hai esperienza pregressa magari tanta da dire capito, questo funziona, non ho mai non provato funziona. Forse altre borse da ciclo, anche solo da cicloturismo, per poterle confrontare. Sì, le conosco, però non le ho mai effettivamente usate. Quindi, ma anche per il tipo di utilizzo che ne faccio, cioè che ne faresti? Sì, sì, non la vedi in prospettiva. No, esatto, non riesco a utilizzarla per il suo scopo, quindi o la utilizzerei proprio per fare l'uscita apposta, ma non è mai un vero test. E no, e poi comunque risulta anche finto, perché se tu hai sempre usato il bikepacking e tu il feedback più giusto che puoi dare a loro, funziona o non funziona, mi piace o non mi piace, lo dai sul tuo ambiente di lavoro. Anch'io l'ultimo viaggio l'ho fatto in cicloturismo classico, anzi un po' di ibrido, perché manubrio, bikepacking dietro, classico, ma dietro ho messo le borse che di solito si mettono davanti, una roba tutta mischiona. Non ho grossa esperienza nel cicloturismo classico, però adesso magari ne ho un po' di più, perché ho capito che... Però l'hai provata, utilizzata, cioè... Si può fare, però appunto, se uno ha sempre usato un metodo, non per questo... Cioè, può magari parlare con più autorevolezza sul proprio ambito. Sì, tu hai fatto anche apportare tu e tutti gli altri tester, perché magari... Sì, certo, beh, ovviamente la testi, no? Per anche dare un feedback e poter migliorare il prodotto, perché come dicevamo comunque i difetti ci sono, ma la cosa bella è che comunque ci sono, che si migliorano e ti ascoltano. Sì, non è che ho avuto un bel feedback proprio per questo. Bravo pirla che ci hai detto che non funziona, non ti diamo più le borse. Se hai detto che non vanno dovevi dire che vanno benissimo, che funzionano. No, ho riscontrato questo problema, diciamo così, di utilizzo. Io l'ho fatto presente nella nuova versione, l'hanno poi effettivamente migliorato e c'è stato proprio... Ti hanno ascoltato. Poi tra l'altro adesso quando esce questo podcast probabilmente... Forse è già uscito. È già stata dichiarata. Beh, la versione 2 credo di sì. Secondo me, sicuramente sì. Secondo me sì. No, io volevo dirti addirittura quelle nuove, più nuove ancora. Cioè adesso stiamo già parlando che c'è la versione da light bikepacking. Quelle con le borse da forcella da 3 litri e mezzo, che io trovo molto limitanti. Già da subito gli ho detto, qua non ci sta niente, 3 litri e mezzo. Sì, effettivamente da forcella a 3 litri e mezzo sono un pochino, cioè più che altro è un utilizzo un po' strano secondo me. Cioè se usi le borse a forcella non stai facendo un bikepacking super leggero. E quindi hai bisogno di qualcosa, però se te lo fai piccolo, cioè se devo mettere qualcosa di piccolo lì non lo metto. Esatto, fai prima metterlo dentro una manubrio o la fai su una top tube, una telaio, tutta, non lì. E infatti adesso
questa cosa è stata ascoltata, capita, e magari era già in programma prima per differenziare, certo, addirittura sì, uno che vuole portarsi solo la giacchetta si mette. Però ma è bello, comunque secondo me ci sta a provare con qualcosa anche che di nuovo, no? Perché magari nessuno l'aveva mai fatto piccole. No, pensare vedere a... se effettivamente non l'hanno mai fatto perché non ha senso o perché effettivamente non hanno utilizzo. Certo. Però mi piace il fatto che si prova. Loro si fa, arrivano si prova, anche, si ascolta, secondo sì. me, sanno fare questo processo, certo. di invenzione, test, ascoltare chi le prova, ascoltare anche non solo i tester, certo. ma anche gli utilizzatori, che poi magari è troppo tardi, ne hai già prodotte migliaia di esemplari, esatto. però fare una versione migliorata, certo. che nella nuova edizione contiene quelle migliorie. Lo fanno perché arrivano dal mondo moto, quindi dal e mondo sulle moto. Moto sono molto presenti. Io sinceramente, personalmente non lo conoscevo come brand, zero, no. ma perché io non sono un motociclista. Eh no, uguale. Cioè, però ce l'hai presente. Adesso sono entrato nell'ottica, quindi conosco un po' il marchio, vabbè, lo conosco per le bici, però in realtà sto facendo molto più presente quante volte trovo scritto quando Gini vedi su un bauletto, casco, su un bauletto e caspita, anche qua quando siamo tornati dal mercato ci ho fatto caso e c'era un i motorini, tutti i marcolini parcheggiati. Io ho 2 o 3 Givi, li avevo già visto. Porca vacca. E sì, anche un nostro amico si è presentato con la sua sacca da casco e col casco Givi. Ho detto, ah, ma pensa. E ci fai caso dopo. Ci perché caso poi dopo. Dici, no, ma guarda che Givi è quello dopo. Che fa le cose da bici. Vabbè, adesso ha fatto il 45esimo anno di esistenza da quando ha fatto le moto. Perché certo. Givi, Giovanni Visenzi. Me l'ho ascoltato questo... Sì. Me l'ho ascoltato, forse l'avevano detto sì, al primo Experience che abbiamo fatto. Era nato da quello, ma sì, l'ho scoperto anch'io da quello. Mica c'ero dentro e... Sì. E quindi sì. Ce ne sono di prodotti che arriveranno. Dimmi l'ultima cosa, a parte va bene. No, anche se volete, se avete bisogno di partire e non sapete cosa mettere dentro le vostre borse, ma non sapete neanche quali e quante borse portare, ho fatto un bel configuratore sul mio sito, sempre girovaganzo.bike /bikepacking configurator, dove metti le caratteristiche del tuo viaggio, se piove, se ci sarà il sole, un circa. Certo. La modalità di viaggio, quindi gravel piuttosto che travel, ho fatto questa distinzione, gravel è più da trail, quindi voglio fuori fare strada, magari, la no. cosa minimal, sì. modalità race, diciamo così, e invece travel è quello un pochino più, voglio un po' di comfort, magari stare fuori, anche visitare una città un giorno, avere il cambio, e tu inserisci tutti i parametri e lui ti dice esattamente la lista di materiali da portarti dietro. Questo direi che è molto utile. Perché... E ti dice anche le borse, in base alla capacità che della roba che io ti consiglio. E adesso volevi applicare anche quali borse? Cioè ti dice quanto litraggio? Quali borse prendere. Okay. Ad esempio prendere quella light posteriore, okay. piuttosto che quella grossa, okay. oppure grossa e davanti in mezzo. Perché lui calcola l'occupazione delle borse, cioè il sì, volume. Sì, più che altro calcola anche l'utilizzo che ne fai, ad okay. esempio. Ah, okay. Se tu inserisci molto come tipologia di superficie, molto sterrato, quindi sterrato mountain bike, quindi io presumo uno sterrato impegnativo. Scassato, certo. E anche frequente, quindi hai una buona percentuale di sterrato, io non ti consiglio le borse da forcella. Ok. Ma piuttosto una borsa più grossa dietro. Questo per i motivi che dicevamo prima, che sullo scassato la forcella pesantita ti dà meno guidabilità della bici e senti più i colpi. Parlando di gravel non ammortizzata, ad esempio. Certo, dove senti qualsiasi tipo. Se invece mi dici faccio solo strada, e allora metti le borse davanti, distribuisci meglio il peso e puoi stare su una borsa posteriore più piccola. E io questo ragazzo ne sa. L'ultimo viaggio, ad esempio, ho fatto le borse senza usare questo configuratore e alla fine di quando ho preparato tutto il materiale, perché a me piace prepararlo mettendolo, no, disposto come se dovessi fare la foto. Ah, beh, certo, la classica linea, quella esatto, dall'alto, sì, dall'alto. Sì. Ho preparato tutto, dopodiché ho controllato col configuratore, mettendo
quello che avrei messo, e la lista che mi ha dato era esattamente quello che io di mia spontanea volontà avevo preso come test, diciamo. Stupefacente. Poi ovviamente prendere come base, cioè se sì, io voglio aggiungere un paio di calzini in più, toglierne uno in meno, anche perché cambia magari il materiale con cui è composto, certo, la giacca antipioggia la tua occupa un certo volume, esatto, l'altra poi io il lì peso. Ti do specificatamente il prodotto che io uso, okay, quindi io in ti base do ai tuoi quella prodotti, borsa, sì, quella giacca impermeabile che sto usando io. Poi ovviamente se tu quella la prendi come giacca impermeabile, se tu hai la tua puoi usare la tua, anche io ti dico va bene solo con la mia. Io ti do la mia perché come riferimento mi sembra corretto darti anche qualcosa che io ho usato, che testo. Certo, perché con sai, mi trovo sai bene, che funziona. E perché se lo devi comprare te lo suggerisco anche. Certo. Però se tu vedi giacca impermeabile di quella marca, ne hai di un'altra, va bene, solo che sia impermeabile. Ma tu da questa cosa ci guadagni qualcosa o lo fai gratuitamente? No, a me piace fare le cose gratis. Porca vabbè. Se c'è uno sponsor all'ascolto lo accetto, però. Dai. No, beh, magari... Non lo so, bravo, complimenti. E... andateci a fare un salto, io sono curioso di provare a fare dei test per dirgli dai, voglio andare qua in un posto più freddo, in un posto più caldo, con la pioggia, senza pioggia. Ma poi però dopo mi chiami, Giro, no, ho freddo, ma non aspetta, mi avevi detto. Questo mi piacerebbe chiederti, tu i prodotti che hai, c'è anche un link dove io posso comprarli? Sì, poi? Sì. Okay. Vabbè, i link sono affiliati, quindi se comprate tramite quel allora link, almeno mi fate un favore. Almeno fate questa cosa, cioè esatto, utilizzate il configuratore e poi dopo i prodotti singoli, se vi interessano, cliccateci sopra, non vi clona nessuna carta. No, esatto. Se voi utilizzate eventualmente Amazon o anche Decathlon. Amazon e Decathlon al ragazzo arrivano le commissioni, ma non da parte vostra, da parte dei brand. Quindi voi non pagate niente di più, mi aiutate solo un po' a fare questo lavoro che così faccio gratis. Fai i miliardoni, esatto, vedrai adesso. Così. Anche perché si parla di cifre veramente ridicole quando si fa l'affiliate, sono un millesimo, sì, di veramente centesimo. Però comunque dà una mano, esatto, tutto fa brodo e può dare una mano, anche esatto, perché fai un sacco di cose gratis e quindi no, da un lato mi viene a dire pirla, dall'altro mi viene a dire che è onorevole. Avrei bisogno di un manager, io non sono bravo a fare il manager di me stesso, io voglio fare le cose basta. Tu vuoi fare le cose avrei basta? Avrei bisogno di qualcuno che stesse dietro un po' anche la parte. Ma io sono convinto, e qua concludiamo, che tu adesso stai facendo del bene e stai buttando in un senso. Prima o poi il karma lo capisce, fa il giro e ti torna indietro. O comunque ti sta già tornando perché... facendo dei viaggi della Madonna, cioè ti torna in vabbè, un modo sì, nell'altro, beh, qualcosa torna, sì. Continua a farlo, poi magari... comunque quello che torna, se non è economico, è umano. Non deve anzi... tornare, non deve per forza tornare economicamente. Esatto. Anzi, umano è sempre una bella, un bel ritorno. Cioè, forse rimane di più che poi ci vogliono entrambi i lati, però. Non abbiamo parlato di figa, no, volevo abbassare un po' il livello perché eravamo troppo mistici, era troppo alto. C'hai ragione, ho dato uno schiaffetto morale perché... no, era anche per concludere, ragazzi, grazie per aver ascoltato, no, perché sennò la seconda parte è diventato bello lungo, dobbiamo andare, poi questo episodio va montato, questa persona che ha ascoltato ha ascoltato e poi noi dobbiamo andare ad Upcycle, quindi tutti i riferimenti social non abbiamo detto, tu sei uno youtuber, quindi anche YouTube. Sì, su YouTube pubblico proprio quando mi capita, però pubblico, però pubblica nei video ci sono già, quindi potete supportarmi guardando i video che ci sono e iscrivendovi, così interviste, visto che, test viaggi, recensioni, c'è un sacco di roba, c'è. Sito, e se volete farvi un giro sul suo shop e prendere un supporto da birra da 33, ecco lì mi fate un grande favore, e lui si mette lì con la stampante 3D e ve lo stampa faccio. Grazie Giro, sei stato super disponibile, grazie a te, e dopo questa notte che farai dormendo 3 ore poi tornerai a Bologna a pedalare, continueremo a pensare a te come quello che non fa i microsoni ma i pisolini, ricordatevelo, e vabbè, se riesci a regalarci un po' di tua energia sarebbe desiderata, perché come fai ad andare così veloce nonostante le tue poche ore di sonno, vabbè. Giro Vaganzo è stato nostro ospite, grazie mille veramente un sacco, parte la soundboard con gli applausi e ci sentiamo alla prossima puntata come sempre, grazie a te Fra, ci vediamo, voce e pedalando. Pedalando in giro. Pedalando con in giro. Giro. Ci vediamo in giro con Giro. Vabbè, sta prendendo pieghe becere. Ciao, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. L'ho sempre pensato e lo riconfermo anche dopo aver chiacchierato con te, Giro. Sei davvero geniale.
tra la tua nuova bici in bambù che ti sei costruito, il tuo calendario eventi, il configuratore di borse bikepacking, i numerosi trick che hai ideato in viaggio e per il viaggio, le tue creazioni 3D ma anche i singoli post su Instagram o i singoli viaggi e le avventure in bikepacking, un'altra grandissima ispirazione per chi vuole partire a viaggiare sei proprio tu. Grazie per questa splendida chiacchierata. E un grazie gigante va anche a te che sei capitato o capitata sul podcast di Ciclo Ergo Sum e hai ascoltato questa nona e penultima puntata. Sono curioso di sapere cosa ne pensi di questo podcast realizzato con l'aiuto di GV Bike. Io sono Francesco, Ciclo Ergo Sum, e puoi trovarmi sul mio blog cicloergosum.com, su Instagram fra.cicloergosum, su Komoot, su Facebook, su YouTube, ma ogni tanto anche a pedalare qua e là. L'appuntamento è per la prossima puntata, l'ultima. Come sempre, grazie per aver ascoltato. Ciao! La 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 la